Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un'altra domenica in zona rossa e si spera l'ultima. Fuori c'è un tempo che fa venire tristezza anche a me, che amo le giornate di pioggia, per cui non ci è rimasto niente di meglio da fare che andare a fare la spesa, perché è il massimo del divertimento in questo periodo. E siccome a voi piacciono un sacco gli unboxing, ho detto perché no fare un unboxing di cibo, visto che mangiamo parecchio. Vorrei farvi vedere quali sono le nostre abitudini alimentari, che cosa mangiamo, cosa compriamo, quali sono quegli alimenti che scegliamo per rimanere in forma e in salute. E poi ho deciso di condividere la mia spesa con voi perché anche io sono colpevole di non variare abbastanza, nel senso che mangio sano, però mangio più o meno sempre le stesse cose. E quindi in questa spesa ho deciso di variare un pochino di più, per cui quello che ho deciso di fare è acquistare sempre le stesse cose, però anziché comprare grandi quantità di una sola cosa, ho preso quantità più piccole di tantissime cose per poter mangiare cose diverse ogni giorno, perché comunque dopo un po' che mangi la stessa cosa, a parte che ti stufi, ma ho notato su di me che poi sviluppo una sorta di intolleranza. Infatti mi è successo con la soia, che per anni ho mangiato in quantità esagerate e ora non riesco più a digerirla, per cui mi sto impegnando a variare di più e a cercare di mangiare più cose per non crearmi da sola delle intolleranze verso alcuni cibi che di base non dovrebbero creare alcun tipo di problema. Comunque, questa spesa l'abbiamo fatta in due supermercati perché di solito ne giriamo 2/3. Oggi abbiamo fatto un po' di spesa al Bennet e all'Esselunga. Partiamo subito con la spesa fatta al Bennet perché ci sono le cose che vanno subito nel frigo e quindi non posso aspettare troppo. Tra l'altro, per puro caso, le cose che abbiamo acquistato al Bennet sono anche quelle un pochino meno sane, ma per una semplice ragione, perché queste in realtà sono alcune cose che mangeremo oggi, che è domenica, e la domenica si può mangiare di tutto, e soprattutto la domenica è la giornata della pizza. E la pizza, visto che non abitiamo in città e quindi la scelta non è molto ampia, la compro sempre al supermercato e mi piace tantissimo questa qua dalla Char. Tra l'altro, visto che compro spesso prodotti senza glutine al Bennet, mi danno sempre lo sconto e quindi la pizza la pago sempre almeno 1 euro in meno. Devo dire che la pizza Char, rispetto a tutte le altre che ho provato, è quella che preferisco in assoluto. E mi riferisco ovviamente alle pizze comprate al supermercato. Questa per me è la migliore. Di solito ci aggiungo anche un po' di funghi sopra, ma oggi mi sono dimenticata di comprarli, quindi niente funghi per me. Un'altra cosa che non è proprio sana, ma che ci piace un sacco, e quindi quando facciamo lo sgarro settimanale, scegliamo queste. Sono le patatine di Patasella e sono davvero la cosa più buona del mondo. Sono le patatine migliori che abbiamo mai assaggiato e per noi sono diventate una bella dipendenza. Qui c'è tutto il pollo della settimana, io non lo mangio questo perché sono vegetariana, questo lo mangia tutto il mio ragazzo e qui ci sono un'altra cosa un po' non troppo pulita per oggi, perché lui ha scelto di non mangiarsi la pizza, ma ha scelto i bastoncini che non mangiava da un po', perché di base, come vi dicevo, siamo molto attenti all'alimentazione. E il mio ragazzo, ancora più di me, lui durante la settimana è proprio perfetto nell'alimentazione, non sgarra di una virgola proprio. Mangia sempre tipo riso in bianco, pollo e qualche verdura che gli lascio io e che lo obbligo a mangiare. Non so come faccia veramente a mangiare così, ma lui su questo è maniacale. Un'altra cosa che compro sempre al Bennet, in realtà non sempre, ma ultimamente, perché sempre per il discorso di variare di più e quindi di fare colazioni anche diverse, perché mi riduco sempre a fare la stessa colazione, ho comprato il Kir, che è lo yogurt più buono del mondo. Ovviamente tutto quello che vi farò vedere sarà la cosa più buona al mondo perché sono le cose che amo io. Per questo semplice motivo, questo yogurt è il migliore. È uno yogurt bianco con l'aggiunta di pappa reale e fermenti probiotici, che è davvero buonissimo. E se mangio uno yogurt normale, quindi non greco,
Questo è quello che preferisco. Abbiamo acquistato le primissime fragole, stanno incominciando ad essere di stagione, quindi non vedevamo l'ora di mangiarle. Sempre al Bennett ho acquistato la tisana snellente, che amo bere la mattina, ma in realtà non la compro perché è snellente, ma semplicemente perché mi piace tantissimo il suo sapore. Abbiamo acquistato questa tisana della Equilibra Relax e Riposo con camomilla e passiflora, che è la tisana che beviamo tutte le sere dopo cena. Siamo un po' nonnetti in questo, ma è davvero buona e ci fa rilassare subito. Probabilmente più una cosa psicologica che altro, però è arricchita anche con valeriana, biancospino, melissa, e quindi sono tutti ingredienti naturali che favoriscono il sonno. Poi, giusto per oggi, perché è domenica, abbiamo acquistato una birra da provare. Questa non l'abbiamo mai provata, quindi vi farò sapere poi se è buona. Questi sono due profumatori per l'auto alla vaniglia, ovviamente una per la mia macchina e una per la macchina del mio ragazzo. L'ultimissima cosa del Bennett sono le gallette di mais, e queste sono davvero buonissime, croccantissime e perfette per essere mangiate insieme a qualsiasi tipo di cosa, dolce o salata. Fa abbastanza ridere come io abbia iniziato il video dicendo che vi faccio vedere la mia spesa fit, ma le primissime cose sono tutt'altro che fit. Però oggi è domenica, sono le cose che mangeremo oggi, e quindi vi voglio dire che anche chi mangia fit può mangiare ogni tanto cose un pochino diverse, un pochino più sporche, chiamiamolo così, perché mangiare cose un pochino più particolari ogni tanto fa bene all'anima, e vi voglio far vedere esattamente la verità e non vi voglio far vedere solo roba sana, perché non è vero che mangiamo sempre pulito, è anche normale mangiare ogni tanto cose diverse, cose un pochino più grasse, più fritte, ci sta, è normale, l'equilibrio è anche questo. Ho disposto qui sul tavolo tutte le cose acquistate l'estate lunga in materia di alimenti, ma mancano ancora tutti i prodotti per la cura della casa e della persona, che vi farò vedere dopo. Allora, qui abbiamo le banane e le mele, che sono insieme alle fragole tutta la frutta che mangeremo in una settimana. Queste le mangio a metà mattinata, mentre le mele le utilizzo cotte dentro il porridge. Poi abbiamo preso le taccole, che faccio sempre al vapore insieme alle carotine. Sono sincera, ho preso queste qua perché sono un po' pigra, non mi piace sbucciare le carote normali, però devo dire che in questo modo riusciamo anche a non sprecare le carote, perché quando compriamo le confezioni da un chilo ce ne avanzano sempre tantissime, e quindi in questo modo mi assicuro che le mangiamo tutte. Poi ho acquistato in piccole quantità, come vi dicevo prima, però più cose, quindi un peperone, un broccolo, una melanzana, delle zucchine. Queste non le ho mai mangiate, le ho mangiate sempre di questo colore, però quelle lunghe, e quindi queste le devo provare, però le abbiamo acquistate principalmente perché le altre verde scuro non ci piacciono più. Ne abbiamo mangiate talmente tante che adesso non riusciamo più a mangiarle, quindi abbiamo preso queste per cambiare. Poi questo radicchio, che è davvero carinissimo, sono sincera, l'ho acquistato soprattutto perché è bellissimo da vedere e poi ci piace mangiarlo cucinato al forno. Abbiamo preso un bel po' di olive perché le olive ci piacciono un sacco ed erano scontate, quindi queste ci basteranno per almeno 2-3 settimane. Degli spinaci, un po' di scarola, che io adoro e la mangerei tutti i giorni, 3 volte al giorno, e quindi l'ho ricomprata. Poi comunque, siccome so che qualcosina avanzerà di tutte queste verdure, il giorno che stanno per andare male farò una torta salata, e quindi in questo modo non sprecherò niente. Passiamo ora ai formaggi, e ho acquistato questo, che è una dipendenza per me, io lo amo semplicemente questo formaggio a fettine sottilissime, potrei mangiarlo senza fermarmi, ma ovviamente acquisto un pacchettino una volta ogni tanto perché una volta aperto me lo mangio tutto, non riesco semplicemente a smettere di mangiarlo perché mi piace troppo.
Questi invece sono i formaggi che mangerò durante la settimana, quindi ho preso il primo sale di capra e poi la feta. Questi sono dei formaggi un pochino più sani da mangiare e poi sono più digeribili per me che non digerisco molto bene il latte. Abbiamo acquistato poi anche il parmigiano, che non deve mai mancare. Abbiamo acquistato anche un bel po' di uova perché ne mangiamo tantissime durante la settimana, qualche volta al mattino, qualche volta alla sera, e una volta alla settimana facciamo anche i pancake, e quindi per la stessa ragione abbiamo acquistato anche la marmellata da mangiare solo quella volta quando mangiamo i pancake. Per quanto riguarda i pranzi, abbiamo acquistato solo il riso rosso perché tutto il resto c'è già, e quindi ho già la pasta e del grano saraceno da finire, così come la quinoa. Altre cose per la colazione sono il latte, questo è di soia che io non bevo, l'abbiamo preso per il mio ragazzo, e poi il latte senza lattosio, perché al mattino mi piace un sacco farmi il cappuccino. Questo invece è il caffè Starbucks per la Nespresso, che io amo davvero tantissimo, e questo invece me lo porto in ufficio, non lo bevo a casa perché in ufficio abbiamo la macchinetta Nespresso. Qui abbiamo una farinata che io amo, amo tantissimo, e questa sarà una cena durante questa settimana. E poi qui abbiamo un po' di legumi in scatola, queste sono delle lenticchie, e poi dei ceci che io amo. Abbiamo acquistato anche delle lenticchie da cucinare, quindi queste non sono pronte, sono lenticchie secche, e ovviamente queste le abbiamo comprate per emergenze, quindi quelle volte che torniamo la sera stanchi e non abbiamo tempo per preparare le lenticchie secche, e quindi di base mangiamo queste, però poi qualche volta usiamo le scatolette perché sono più veloci e più comode. Qui abbiamo il lievito che uso per i pancake perché li mangiamo una volta alla settimana, ma li mangiamo come si deve, quindi con tanto di lievito, marmellata, burro d'arachidi. Il pane che mangiamo a colazione tostato con uova strapazzate. E poi il caffè americano. Questo è il caffè americano migliore in assoluto. Io lo amo e non sono riuscita ancora a trovarne uno migliore, per cui ve lo consiglio se vi piace il caffè americano. Qui ci sono dei cracker. Fermiamoci un attimo su questi cracker, che sono semplicemente la fine del mondo. Sono i cracker senza glutine migliori in assoluto. Quando la Galbusiera ha messo in commercio questi cracker, io sono semplicemente impazzita e li sto mangiando davvero almeno due pacchettini al giorno. Sono una dipendenza, sono buonissimi, integrali con aggiunta di riso soffiato, e quindi sono croccantissimi e buonissimi. L'ultimissima cosa che non vi ho fatto vedere sono questi aromi misti che io amo semplicemente perché è un misto di salvia, rosmarino e alloro, che sono una quantità giusta per utilizzarlo durante una settimana o una settimana e mezzo, e quindi nulla va sprecato perché le confezioni proprio singole di queste piante aromatiche non finiscono mai, e quindi questa è la quantità giusta, anche perché le mie piantine non sono ancora grandi abbastanza, ma stanno davvero crescendo. E vi voglio aggiornare anche su questo, perché se avete visto il video in cui ho seminato tutte le mie piantine per l'orto, vi voglio far vedere come sono cresciute nel frattempo. Questa è la valeriana che tra poco andrà sistemata in un vaso più grande. Questo è un po' di basilico, quello è il timo. Qui sopra abbiamo il prezzemolo, il rosmarino, guardatelo quanto è carino, un altro rosmarino, qui c'è altro timo, qua sotto c'è la rucola, anche questa andrà sistemata tra poco in un vaso più grande, e qui c'è altro basilico, guardate quanto è bello, non vedo l'ora che sia abbastanza grande per poterlo mangiare.
Tra l'altro, sempre per le mie piantine, ho comprato questi due vasi all'Esselunga e voglio metterci dentro la rucola e la valeriana perché ho deciso che queste qua, le primissime che sono spuntate, le farò crescere direttamente qua e le mangeremo direttamente da qua. E subito dopo averle rinvasate, seminerò delle altre piantine da portare da mio papà. Questo lo farò il weekend prossimo. E quindi filmerò anche tutto quanto perché devo anche sistemare il balcone e ho anche un bellissimo progetto in mente, per cui non perdetevi questo video assolutamente e se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina perché ho in mente davvero un progetto super figo per rendere il balcone perfetto per l'estate. Passiamo subito alle cose per la casa e per la cura della persona e quindi tra un istante le allestisco qua tutte sul tavolo. Eccoci qua con tutti i prodottini, vi faccio vedere subito questo che in realtà ho acquistato all'Equi e non all'Esselunga. Lo trovo sempre scontato, quindi lo acquisto sempre lì, ma è l'unico deodorante che utilizzo ormai da diversi anni e quindi è il mio preferito. Poi invece nella parafarmacia dell'Esselunga, perché quella in cui vado io c'è anche la parafarmacia, ho acquistato il tonico Effaclar ed è il mio tonico preferito, ormai sarà il terzo o il quarto che acquisto ed è quello perfetto per esfoliare la pelle grassa o mista e quindi anche ridurre le imperfezioni e i punti neri. Poi invece ho acquistato anche la crema, questa mi era finita ed è la crema sempre la stessa, la SVR Sebia Claire Matte e Pori. E anche questa l'acquisto ormai da diversi mesi e la adoro. Anche di questa vi ho parlato nel video dei prodotti finiti, per cui ve lo linko qua sopra, così se poi avete voglia andate a vederlo. Questi sono due spazzolini. Ho scoperto da un paio di mesi questo spazzolino della BioRepair, che è uno spazzolino nuovo in realtà, ma è perfetto per i denti sensibili ed è un po' diverso dagli spazzolini classici che vediamo al supermercato perché ha questa forma, al contrario rispetto alla forma normale degli spazzolini. E dovrebbe essere migliore per la pulizia dei denti. E io mi trovo davvero benissimo perché le setole sono molto morbide e quindi sono perfette per i miei denti sensibili e le mie gengive delicate. Ne ho presi due perché uno lo tengo a casa e uno lo porto in ufficio. Poi invece qui c'è il mio dentifricio preferito. Lo uso ormai da non mi ricordo neanche quanti anni. E lo adoro, è l'unico dentifricio che veramente funziona sui denti sensibili, nel senso che io soffro di denti sensibili e questo è quello che mi toglie la sensibilità subito. Un'altra cosa che compro e ricompro da diversi anni, questo non mi ricordo neanche la prima volta quando l'ho acquistato, è lo struccante occhi waterproof. Questo è perfetto per struccare gli occhi, non lascia residui e non irrita gli occhi. Questa è la cosa fondamentale per me. Ve lo consiglio davvero. Sempre per struccarmi, ho acquistato i dischetti di cotone. Questi li uso per struccare gli occhi, mentre questi qua più grandi li utilizzo per il viso. Poi ho comprato anche il sapone per le mani. E poi questa è una cosa che non ho mai provato, nel senso che abbiamo già acquistato l'Aust, quello per l'ambiente, quindi per spruzzarlo in casa. A me non fa impazzire, nel senso che quei profumi troppo forti per la casa non mi piacciono, ma questo lo voglio provare soprattutto per i tessuti e quindi voglio provare a spruzzarlo sui divani, prima di tutto per igienizzarli e secondo per profumarli un po' di più e togliere gli odori che negli anni si impregnano dentro i tessuti. Poi questo è il bagnoschiuma, la Vidal è una marca che ci piace tanto, non abbiamo mai comprato questo qua, ma ha un profumo davvero buonissimo, era in offerta, quindi l'abbiamo acquistato. Un'altra cosa che abbiamo preso sempre per la casa è il disinfettante Lysoform, ottimo sia per il bagno che la cucina. E poi abbiamo acquistato l'ammorbidente, questo
Non l'abbiamo mai provato, per cui vi farò sapere, ma aveva un buon profumo e abbiamo deciso di cambiare, perché di solito compriamo o il Deox o il Vernelle, ma abbiamo detto perché non cambiare una volta. Questo è il rotolone per la cucina, lo abbiamo preso semplicemente perché era quello scontato e idem per la carta igienica. Diciamo che su questi tre prodotti andiamo più o meno sempre su quelli che sono in offerta. E basta, direi che vi ho fatto vedere tutta la nostra spesa. Spero davvero di avervi dato un po' di ispirazione a mangiare un pochino più sano, un pochino più equilibrato e soprattutto a variare un pochino di più, perché questo è davvero importantissimo. E perché no, ogni tanto togliamoci qualche sfizio, perché adesso è l'unica cosa che ci rimane. E quindi rinunciare anche al buon cibo non è un'opzione. Perlomeno per noi. Detto questo, vi ringrazio come sempre di aver guardato questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se vi potrebbe interessare vedere un video in cui vi faccio vedere le varie ricette che cucino con questi ingredienti che ho acquistato, perché di base acquisto sempre le stesse cose. Nel prossimo video, ovviamente, ci concentreremo sul balcone e sulle piantine, per cui ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. E attivate il campanellino per non perdervi il video. Io, come sempre, faccio uscire il video il venerdì alle 14, però qualche volta faccio uscire anche un video bonus il martedì, per cui per rimanere sempre aggiornati su quando esce il video il martedì, conviene attivare il campanellino perché provo sempre a farlo uscire il primo martedì del mese, ma non sempre ci riesco, per cui lo faccio uscire un po' quando ci riesco. Il mio video finisce qui e ovviamente ci vediamo nel prossimo. Ciao!